Arrivano buone notizie per la Juve, forse sono un po' più negative per l'Inter, ma sicuramente sono ottime per i bianconeri che in queste settimane hanno dovuto affrontare una serie di problematiche legate a tante assenze, però attenzione perché ci sono dei risultati interessanti. Analizziamo se qui su FCM News Sport, io vi ricordo come sempre, qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e gratuita, se vi va iscrivetevi al canale e lasciate like ai contenuti. Andiamo a notizia, perché la Juventus fa la conta degli infortunati, sappiamo che contro la Lazio ha dovuto giocare con una marea di infortunati, mancavano Miners, McKennie, è rientrato Fagioli ma ha potuto giocare soltanto il secondo tempo, Nico Gonzalez, con Cesar mancava per squalifica, Milik, Bremer, insomma mezza squadra fuori ed è una mezza squadra importante perché Bremer miglior difensore, Koopmeiners miglior centrocampista, Nico Gonzalez e con Cesar migliori esterni, insomma mancava il gruppone Juve, quello più solido. È chiaro che la testa ora va immediatamente alla partita con lo Stoccarda, però non ci dimentichiamo che dopo qualche giorno la Juventus giocherà fuori casa, a San Siro, contro una squadra con cui non è mai semplice giocare, non è mai una partita qualunque, perché Inter-Juve è sempre Inter-Juve. Inter-Juve è una partita che vede due squadre che vengono a due vittorie con 1-0, con un 1-0 giusto giusto, con due romane, la Lazio e la Roma, la Lazio per la Juve, la Roma per l'Inter. E sono entrambe poi con la testa proiettata alla vicenda Champions League, con un Inter che giocherà martedì e con la Juventus che giocherà invece, pardon, con la Juventus che giocherà martedì e l'Inter giocherà mercoledì. Attenzione però perché c'è un evidente vantaggio per la Juve, perché se la Juventus dovrà fare attenzione ai rientri Koopmeiners, che non è certo, Nico sicuramente mancherà e Bremer, attenzione però perché ci sono delle problematiche anche per l'Inter, che potrebbero essere ancora più gravi. Perché se la Juventus fino ad ora è stata abituata a ricambi continui e a cambiamenti che poi portano comunque a delle buone prestazioni, l'Inter ha avuto due stop durante la sfida con la Roma che possono essere un enorme vantaggio per la Juventus. Perché l'Inter, che è sempre stata considerata una squadra solida, anche perché fatta da giocatori di un certo livello, ma anche con una certa esperienza, beh, evidentemente però poi questo è uno svantaggio, perché se hai tutti i giocatori o che vanno oltre i 30 anni, poi queste cose possono capitare. Perché ci sono stati problemi fisici, diciamo, sia per Calhanoglu che Acerbi. Entrambi sono usciti per un infortunio muscolare proprio contro la Roma. Il primo, quindi Calhanoglu, problema all'adduttore, il secondo Acerbi, il problema al flessore. E quindi Inzaghi pensa già alla sfida con lo Young Boys di mercoledì, ma secondo me la partita più importante, senza dubbio, è quella contro la Juventus. Al momento ai box non ci sono soltanto loro, c'è anche Zielinski che è un'alternativa in questo centrocampo e quindi ti manca Calhanoglu, ma ti manca anche Zielinski. Ma attenzione, perché il vero sostituto di Calhanoglu è Aslani, che ha avuto un problema al ginocchio e anche lui manca. Quindi l'Inter si potrebbe, attenzione, perché poi vedremo da qui a domenica prossima come andrà e chi recupererà. Ma l'Inter potrebbe, ripeto, arrivare alla sfida contro la Juventus senza Calhanoglu, Zielinski e Aslani. Aslani è un'assenza di poco conto? No, perché se ti manca Calhanoglu la prima alternativa è Aslani, se ti manca Calhanoglu la prima riserva, la sua riserva è Aslani. E quindi là dovresti adattare qualcuno. Potresti adattare Barella, non è la stessa cosa, potresti adattare Mkhitaryan, non è la stessa cosa. E soprattutto avresti il centrocampo contato con Frattesi, Barella e Mkhitaryan, considerando che però questi ultimi giocheranno e dovrebbero giocare anche contro lo Young Boys mercoledì, quindi ulteriori minuti per questi giocatori che, tra l'altro, ricordiamolo, vengono anche dalle sfide in nazionale. Per cui occhio, perché con la Roma come è risolto, o meglio l'Inter come ha risolto, Inzaghi come ha risolto, con Frattesi a destra, Mkhitaryan a sinistra e Barella al centro. Un ruolo che Barella aveva già ricoperto nelle giovanili del Cagliari. Inzaghi l'aveva provato diverse volte in passato, però diciamoci la verità, non è secondo me un grande regista Barella, c'ha altre attitudini. Tra l'altro Inzaghi ha parlato di Barella regista, ha detto può giocare in quel ruolo, ha visione, appoggio e lancio, un giocatore che può fare quel tipo di ruolo. Però diciamo che evidentemente non è il suo ruolo e dunque l'Inter si potrebbe trovare di fronte alla Juventus senza questo giocatore, Calhanoglu che è il perno. Si potrebbe trovare anche senza Zielinski.
che è una delle alternative più importanti per quest'Inter. Lui che ha un'elongazione ai flessori della coscia destra potrà provare a recuperare per lo Young Boss, ma non è detto. Attenzione, perché da questo punto di vista la cosa più importante è capire quali assenze peseranno a questo punto di più. Perché Juventus ha delle assenze importanti, ma io credo che l'Inter sia una squadra che sia stata costruita per giocare con quei uomini là. Quindi l'Inter senza Çalhanoğlu è una squadra che fa molta più fatica. L'abbiamo visto con la Roma. La Roma con Çalhanoğlu senza fai molta più fatica. Acerbi è un giocatore che è diventato essenziale per questa difesa. E paradossalmente, secondo me, potrebbe sentirsi più l'assenza di Bremer per la Juventus che quella di Acerbi. O meglio, quella, più quella di Acerbi che quella di Bremer. Non perché Acerbi sia più forte di Bremer, ma perché l'Inter gioca sempre con gli stessi. E quindi fa più fatica quando c'è questo turnover. E quindi vedremo, tra l'altro una sfida importantissima anche in virtù del fatto che la classifica cosa ci dice? Ci dice che l'Inter è a 17 punti, la Juventus a 16. Quindi un'eventuale vittoria della Juventus vorrebbe dire scavalcare l'Inter e dare un'impronta fortissima a questo campionato. E considerando anche che poi la settimana dopo la Juventus giocherebbe in casa col Parma, quindi una sfida un po' più agevole, mentre l'Inter fuori casa con l'Empoli. Empoli che tra l'altro sembra una squadra abbastanza abbordabile, ma attenzione perché l'Empoli quest'anno è una delle squadre secondo me più a sorpresa. Ha pareggiato con la Juve, ha battuto la Roma, ha perso ma in maniera anche un po' controversa contro il Napoli. C'è una squadra da temere. E poi l'Inter poi andrà incontro a delle sfide importanti, soprattutto il 10 novembre ci sarà Inter-Napoli. E in mezzo ci sono anche le sfide contro l'Arsenal di Champions League. Quindi è un periodo tosto questo per l'Inter. Ed è un Inter che ti dà meno certezze rispetto all'anno scorso. Anche contro la Roma, secondo me, ha fatto un po' più fatica rispetto al passato. Io ricordo l'anno scorso la Roma l'ha quasi asfaltata. Quest'anno fai molta più fatica. Quindi occhio, perché l'Inter quest'anno è battibile, soprattutto se levi giocatori importanti, come Çalhanoğlu e come Acerbi.